Allora, benvenuti ragazzi sul canale BG Passione Games. Ve l'avevo promesso che portavo comunque un amico della community, nonché fondatore insieme a me della Fabio TV con il Fu Matteo, che non si è più visto, ma poi in qualche modo si vedrà. Un saluto grosso a Vincenzo alias Corvo Bianco 2022. Ormai siamo al 24, ormai. Quindi 22 credo che sia, perché te l'ho mai chiesto, la data di nascita del canale. Quindi giusto, anche perché penso di Corvo Bianco ce ne siano diversi. Ho spippolato per ciacciare e ho visto ce ne erano diversi. Che dici? Ce ne sono diversi. Ce ne sono diversi. Allora, senti, io questo weekly è un po' diverso dal solito, perché insomma chi è abituato a vedere weekly, tra le altre cose, io ringrazio tutti quelli che la settimana scorsa in maniera inaspettata erano tanti a vederlo, tanti, spetta i numeri del canale, però erano diversi, quindi le saluto e le ringrazio. Oggi invece, siccome c'ho Corvo Bianco, c'ho Vincenzo, chiamiamolo col suo nome di battesimo, alias Corvo Bianco 22, insomma lo precetto, quindi gli farò una marea di domande. E poi con lui volevo parlare, come avevo già anticipato, di questa community di FC24, che sembra ora sia un pochino più matura, ma fino a un mese fa, prima delle feste, veramente era da bocciare. Allora, di nuovo benvenuto a Vincenzo. Allora, grazie. Prima domanda che ti faccio, Vince, è questa. L'anno 2024 come sarà per quanto riguarda i tuoi canali Twitch e YouTube? Allora, su Twitch sto rifacendo tutto da zero, pannelli, banner, sto ricreando di nuovo tutto. Fare tutto un po' più carino, presentabile. Poi a livello di giochi porterò 4-5 giochi che sono online, tipo For Honor, FIFA, che adesso è FC24. Poi pensavo di portare anche altri giochi tipo come COD, questi qua. Poi qualche volta a settimana, quando comunque ho tempo e tutto, volevo portare dei giochi, quelli che mi piacciono veramente tanto, e platinarli insieme agli spettatori. Provare a guadagnare tutti i trofei, perché ci sono dei giochi, quelli che mi piace anche platinarli. Per dire, adesso devo finire Harry Potter, mancano pochi trofei, il gioco l'ho finito, però quei pochi trofei li porterò in live per provare a fare un platino con tutti. E dimmi un po', invece per quanto riguarda YouTube? Per quanto riguarda YouTube, provo a caricare dei video, registrare dei video, momenti belli di qualche gioco, che ci sono delle scene che sono belle, le registro e le mando su YouTube. Diciamo che faccio delle piccole clip e le condivido su YouTube. Per ora inizio con le clip. E dimmi un attimino, quindi mi parlavi quando, prima di fare questo video, che il 2024 ti vedrà anche impegnato in una serie di tornei, che non sono tornei solo sportivi, ma anche tornei di alcuni giochi. Me lo puoi un attimino rispiegare, perché sono duro, sai, no? Sono quasi alla vecchiaia, quindi praticamente il mio cervello percepisce tutto e tanto le perde. Ah beh, siamo lì, sto iniziando anche a dimenticarmi le cose. L'età avanza. Anche te? Sì, l'età avanza. Allora, volevo portare dei tornei, un fine settimana che più o meno ci può essere abbastanza persone, più o meno i sabati, fare dei tornei sia di FC e sia di For Honor, che ho visto che comunque c'è ancora gente che ci gioca, molte persone, e poi provare a vedere altri giochi dove si può fare qualche torneo. Su Cell ho scaricato un programma che comunque permette di fare classifiche e tutto quanto, voglio dire, se riesco a scaricarlo anche tramite PC, che è ancora più comodo. Poi se ti fa piacere fare questi tornei, organizzare questi tornei insieme a te, così ci divertiamo insieme e fa divertire anche insieme gli altri.
Volentieri. E poi finisci, scusami. Per quanto riguarda FC invece, provare all'inizio a fare dei mini tornei, poi piano piano vedere di fare tornei veri e propri con un bel po' di persone. No. Ma è una domanda, te e football niente, vero? Allora ci ho provato a giocare, però non è più come io giocavo a PES, quello vecchio, no. Come mi piaceva. Adesso io il football non lo so, lo trovo troppo lento, troppo macchinoso. Faccio fatica, l'ho provato a giocare, però faccio proprio fatica a gestire il proprio gioco. Cioè non riesco ad inquadrare come è fatto il gioco. Cioè, lo trovo più noioso di FC. Ho capito, ti piace di più quello, via. Ma più che altro a livello di gameplay neanche, che mi diverto a fare compravendita. Compro e vendo carte. Infatti su FC ho 3 milioni, spero di superare, perché l'anno scorso ho raggiunto i 6 milioni, fine anno. Quest'anno voglio provare a vedere se riesco a superare i 6 milioni. Mi diverto a fare compravendita su FC, mi diverto così. Visto che hai parlato di questa cosa, quindi hai introdotto l'argomento FC, io quest'anno ho fatto tante critiche a questo gioco, non solo legate essenzialmente al gioco in se stesso, quindi la struttura del gioco, la community, che poi appunto ne parleremo, ma soprattutto al fatto che questo gioco, a mia modesta opinione, quindi a mio modesto parere, è una copia quasi spiaccicata del titolo precedente. Sì. Il che potrebbe anche andare bene, no? Come dice, squadra che vince non si tocca, si dice così, no? Nel gergo proprio sportivo. Però il problema è un altro. È che te mi hai fatto pagare, te intendo IA, non te, eh? IA mi ha fatto pagare un gioco praticamente 20 euro di più, perché te dici 70 euro, è vero. Ma 70 euro è la versione standard. Io ricordo a tutti quelli che vedono questo video, e magari qualcuno può anche commentare, te stesso anche Vincenzo, che sei un pino più, tra virgolette, vecchio nell'uso di FIFA. Io sono, come dicevi te prima, un pessaro. Poi dopo mi sono trasferito a FIFA perché è football, oggettivamente, a parte ora che qualche cosina mi dà, ma non mi ha più dato gli stimoli per poter giocare a un gioco di calcio. Ma FIFA 23, la versione, quella Ultimate, costava quanto la versione base di FC 24. Perché io FC 24, è vero che con tutti gli sconti eccetera eccetera sono riuscito a prenderlo, però a un valore che non era inferiore a 80 euro. Ora il discorso è questo: ma questa differenza, che mediamente è calcolata intorno alle 15-18 euro tra i due titoli, è giustificata da qualche cosa secondo te o no? Secondo me no. Ma neanche me. Il problema che nasce dal fatto che comunque hanno fatto un gioco dove la gente deve shoppare, perché quest'anno, allora stiamo a gennaio, io ho una squadra, come già ti ho fatto vedere anche in settimana, sì, su Discord, ho quasi una squadra full icon, ok? Il problema qual è? Che adesso, rispetto agli altri titoli, quando tu aprivi un pacchetto era più difficile trovare giocatori, i drop erano più difficili per certi giocatori. Adesso è molto più facile avere dei drop di alcuni giocatori. Perché? Perché tu, giocatore, sai che in quel pacchetto puoi avere un Ronaldinho, un Ronaldo, quindi ti viene più quella cosa di shoppare. Se io vedo che in quel pacchetto che tu hai preso, shoppando, ti è uscito un determinato giocatore, io mi fai invogliare a comprare anche a me gli FC Points per prendere quel pacchetto. Perché io ho notato che quest'anno a livello di giocatori ne hai quanti ne vuoi. A livello di contenuti non possiamo dire nulla, perché ogni giorno ti dà tante cose. Poi è chiaro, un giocatore a me non mi serve,
però può servire a un altro tipo SBC, pacchetto, determinati pacchetti nel negozio. Ci sono tanti contenuti che a me può servire come a te no e viceversa, però la sostanza rimane che serve tutto per far sì che la gente utilizza gli FC points. Fatto un po' di giri di parole, quant'altro, però la sostanza è il giocatore deve spacchettare con gli FC points. Ti do tanti giocatori, ripeto, ho tanti giocatori icone. Adesso mi sto sbloccando De Piero, perché mi piace la figura, questa figurina qua mi piace, mi sto sbloccando questo De Piero. Cioè ci sono tanti contenuti che la gente tra SBC, pacchetti, obiettivi e quant'altro può fare crediti, può fare tante cose, però in sostanza ti portano comunque a invogliare a spacchettare, perché se sai che in quei pacchetti esce un qualcosa tu prendi gli FC points, quello è mirato FC 24, mentre negli altri se tu vedessi, penso che hai giocato anche tu gli altri titoli, non avevi questi drop che ci sono là. Cioè, no, non dato cosa. Perché io ho guardato, diciamo così, a livello di scrupolo, la squadra che avevo alla fine della stagione, lascia perdere quando c'erano poi i tots. Io fai conto, quando ci sono i toti di solito non shoppo mai, ma in generale non shoppo. Ma proprio quando ci sono i toti non shoppo, per il semplice motivo che tanto non le trovo. Aspetto che comunque arrivino nei pacchetti, perché tanto poi c'è la versione super buggata, eccetera, eccetera. Però vedevo la mia formazione, tanto c'ho una marea di video, a proposito, in questo canale qui ci sono quasi 1500 video caricati, una cosa inverosimile per uno che come me che lo fa a livello di, no, amatoriale, di più, chiuso questa parentesi, di sponsor quasi, di pubblicità. Però vedevo appunto alcuni video quando giocavo con FIFA 23 e ancora prima con FIFA 22. FIFA 22 io ho cominciato un po' tardi a fare l'ultimate, mi sembra a marzo cominciai. Invece con FIFA 23 regolarmente era a settembre. Ma questa squadra che c'ho ora, che io ritengo decisamente forte, tranne qualche elemento, però insomma nella complessità secondo me è una squadra più che sufficientemente forte, e ce l'avevo praticamente ad aprile-maggio. E questi, io ora ho 700.000 crediti, spicciolo più, spicciolo meno, che sono tanti per me, perché io poi non faccio compravendita. Io questi crediti li prendo facendo partite, avendo qualche sculata con qualche giocatore nei pacchetti. Io tutte le rivals prendo sempre soldi, nel senso non prendo pacchetti scambiabili, ma prendo sempre premi. E quindi insomma alla fine, tra una cosa e l'altra, comprando il giusto a livello di shop, perché non ti nascondo che un paio di shoppatine l'ho fatte, non ti nascondo, ma insomma con queste cose ti devi un paio, ne ho fatte un paio, ma non avrò speso più di 60 euro, devo essere sincero. Però ogni tanto, ragazzi, si può anche fare, basta non buttarci dentro. Io ho visto gente ci butta 300-400 euro a botta, anche di più. Questo no, però oggettivamente io ora ho questo qua. Ripeto, per me 700.000 crediti senza fare compravendita comunque è un bel gruzzolino. Facendo un po' di compravendita posso tranquillamente arrivare, credo, magari con i tuoi imbocchi, a 1.000 o 1 milione di crediti nel giro di breve. Perché? Perché così. Ma non è il mio scopo, il mio scopo è giocare. Poi è logico, se c'ho giocatori forti, io con 700.000 crediti, parliamoci chiaro, Vincenzo, mi posso comprare un giocatore forte, perché tanto sì, qualche giocatore, ma poi quelli fanno la differenza. Io ho incontrato quando era qualche giorno fa uno che era in, io sono ora sono in settima divisione perché ci gioco pochissimo, forse riesco a fare 7 partite in una settimana, forse, ma oggettivamente ho trovato uno in settima divisione che c'era una squadra da Van der Sar in porta, poi c'aveva Ronaldinho, Cantona, c'aveva Del Piero, no, ma chi c'aveva, insomma l'unico sciagattato come dico io era sulla destra, che era il giocatore del Barcellona, che non è Rodrigo, quell'altro, Rafinha. Rafinha però no, la versione base ovviamente, c'aveva la versione quella, ma e tutto il resto era tutto icone, c'aveva Gullit, c'aveva, è logico che se giochi con questa gente qui
E ora si ritorna a quel discorso che mi avevi anticipato, magari lo spieghi un attimino alla community, perché è molto interessante. A voglia che la cheat più ti aiuti, ma con questi qui, se sai un minimo tenere il pad in mano, è praticamente impossibile uscirci fuori, secondo me, secondo me. E infatti io praticamente ne ho prese 3 o 4, senza però riuscire mai a superare la metà campo, perché quando c'hai a centrocampo Gullit, poi chi c'aveva, lui c'aveva Zidane, insomma c'era tutta la serie di giocatori, non ci esci. Beh, allora, io dico, quella cosa fantosta. Allora, tieni conto che la maggior 3-4 giocatori che hai detto ci sono SBC, cioè Zidane era un SBC, Ronaldinho bisogna l'avrà comprato sicuramente, perché non mi sembra che è uscito un SBC fino no. adesso, quindi o ha giocato, ha fatto crediti, o farà compravendita, o l'ha shoppato per arrivare a comprarlo. Quindi ha una squadra mista tra non scambiabile e scambiabile. Però il discorso è che quest'anno, vuoi non vuoi, i drop sono leggermente più alti rispetto agli altri anni, ma anche a livello di contenuti è aumentato. Per me il livello di contenuti è tanta roba, su questo non gli si può dire niente. Hanno fatto un gioco pieno di contenuti, poi sì, allora, può piacere o meno, però è così. Sì, però contenuti, perdonami, io un contenuto lo ritengo valido se, o perlomeno io dico, ok signori, ci abbiamo il come si chiama, il gioco è simile a quello, perché io per esempio faccio la carriera, no? E quest'anno mi sono avventurato anche sulla carriera giocatore. Io ho sempre fatto la carriera allenatore. A parte la carriera allenatore è la identica a quella dell'anno precedente, solo ci sono i preparatori, ma che con tutto rispetto, sentendo anche altri ragazzi, nessuno le usa. Ma la carriera giocatore è pari pari una fotocopia della carriera allenatore. Quindi io dico, ma cambia qualcosa, inserisci la carriera online, inserisci l'uso della primavera, che ne so, è più lunga la carriera, ma te puoi usare la carriera, cioè non è che, cioè sono cose che sì, con la carriera online è molto difficoltosa, l'ammetto, e questo è difficile, però cazzo, puoi anche presentarti sul mercato con un titolo che ha un qualcosa che sicuramente attirerà, e quindi te potrai tranquillamente mettere una cifra più alta. Tutto questo sta nel fatto che non c'è una concorrenza IA per quanto riguarda il gioco del calcio. Ora vediamo se viene fuori Goal, o meglio ancora anche l'altro, che ora mi sono addirittura anche dimenticato, anche se mi hanno selezionato per poter fare la prova, la beta, per usare la beta, cioè UFL, UFC, UFL, no, UFL, UFL, e UFL mi arrivò un'email, io mi proposi, mi è arrivata un'email, ma però c'è, e non c'è alternativa, e quindi loro fanno me cazzo di pare. Ma infatti, ma racconti un po' alla community quel discorso che mi dicevi prima della patch, dove oggettivamente era impossibile giocare. Succede se io ho le squadre di cune e tu hai la squadra oro, la CPU comunque, anche il gioco favorisce a chi ha la squadra più debole, però la CPU era una roba insostenibile, cioè non potevi giocare a centrocampo che ti fermava subito, e questo è un problema che ha avuto anche molti pro e molte persone. Per fortuna su questo aspetto qui siamo stati ascoltati nei giocatori e l'hanno abbassata leggermente. Dopo la patch rimane sempre il fatto che il gioco aiuta chi ha la squadra più meno forte, perché l'altra volta ho giocato uno che aveva la squadra tutta oro, io avevo secondo tempo qua al 70esimo, ho dovuto fare delle sostituzioni perché erano stanchi i miei giocatori. Lui senza fare sostituzioni, i suoi attaccanti correvano, ci hanno corso per 90 minuti.
quindi la CPU comunque lo aiutava nel secondo tempo, soprattutto lo aiutava moltissimo a fermare gli attaccanti. Infatti nel secondo tempo ho avuto una difficoltà a segnare. Le partite le vinco, però comunque devi stare molto in difesa, cioè nel primo tempo te la fa giocare in attacco con fatica, però riesci a segnare. Nel secondo tempo è come giocare con un altro giocatore, però te la, rispetto alla prima della patch, riesci a giocartela, cioè comunque riesci a fare il tuo gioco. Prima no, prima avevi quella cosa che comunque con la CPU era impossibile giocare, o giocavi sulle fasce e stavi a passarti 15 minuti di gioco, 20 minuti di gioco a passare la palla per cercare di aprire la difesa, se no non passavi. Adesso è calata, riesce a fare qualche dribbling, riesce a fare qualcosa, però comunque l'avversario, se ha una squadra meno forte della tua, si sente la CPU che lo aiuta, il gameplay a suo favore. Cosa che non c'era l'anno scorso. L'anno scorso, allora, la CPU c'è sempre, però l'anno scorso non si sentiva come si sente quest'anno. Quest'anno hanno voluto fare in modo che anche tu, per dire, tu che non hai mai giocato, puoi essere, non dico più forte di un pro, di un giocatore che gioca da tanti anni, però di potertela giocare. Cioè, 90 minuti te la fa fare sta benedetta CPU. Quindi... invece, quindi dici che se io ora gioco con tutti argento c'è forte rischio che mi trovo in categorie superiori? Ci sono già, sto facendo parte di alcuni gruppi e ci sono delle persone, poi è chiaro che saranno bravi a giocare, per carità, per fare anche 20-0 devi essere anche bravo. Certo. Però c'era uno che io non ci credevo, perché aveva mostrato una foto che lui ha fatto 20-0 con i bronzini. Poi aveva i portieri in attacco, i difensori in centrocampo. Io non ci credevo, ma ha fatto vedere due video, due partite diverse, dove che ha fatto vedere come giocava e che vinceva con i bronzini. Poi ripeto, sarà anche lui che sarà bravo, perché se sei bravo puoi giocare anche con l'ultimo bronzino arrivato, quello c'è poco da fare. Però si vedeva nettamente che anche l'avversario non riusciva, prendeva pali, traverse, il suo portiere, che poi non era neanche un portiere, parava. Quindi comunque si vede che ti aiuta anche il gioco. Quindi questa è la dimostrazione del fallimento del progetto. Sì. Cioè quando io infatti faccio giusto qualche partita, perché anche quando vinco mi annoio, è un gioco che è noioso. Poi quando vedi anche sta roba, cioè, capisco che tu sei forte, la vinci ugualmente la partita, anche con i bronzini, che se sei bravo, sei bravo. Però vedi sta roba, una domanda io me la faccio, ma ne vale la pena spendere 100 euro per un gioco così che basta che metti due bronzini e le vinci? Cioè, per far che? Per portare sì altre persone a giocare a sto gioco, pari a dei pro. Cioè io ho visto anche prima della patch, vedevo delle partite dei pro, altri giocatori gli tenevano testa, vedevi che passavano pallone in maniera casuale, quando altri pro avevano difficoltà a segnare. Cioè, per me, io lo compro perché mi diverto a fare compravendita, come ho già detto prima anche in altri video, mi diverto molto a fare compravendita. Però se io tolgo la compravendita, disinstallo FC24, lo disinstallo, anche se adesso vinco, faccio due partite, le vinco, mi annoio, devo cambiare gioco. Vedi nettamente la differenza del primo e secondo tempo, vinci 4-0. Il secondo tempo vedi che stai giocando con un pro player. Primo tempo giochi con un bambino di 2 anni. Secondo tempo con un pro player. Questo può anche essere, eh? Questo può anche essere, eh? Questo può anche essere. A
Beh, su quattro partite uno può passare il pad al fratello maggiore, però in mezzo a tutte le partite becchi la famiglia unita. Sì, tutti lì a aspettare, tutti lì a aspettare, vai, 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 vai. E un'altra cosettina, e poi si chiude questo episodio, ma cosa ne pensi della community di FC24? Io non ho un bel pensiero per questa community, che veramente non mi piace. Cioè, a me arrivano messaggi, come mi dicevi te anche prima di fare questo video, è quitta, perché praticamente la gente venderebbe anche sua madre per poter vincere una partita. Cioè, è una cosa abominevole. Io queste cose qui non mi sono mai piaciute, però volevo un tuo pensiero anche. Allora, il pensiero che comunque è uguale al tuo, cioè nel senso che quello che ho appena detto lo condivido al 100%, perché come lo compro io o a 70 o a 100 euro, l'hai comprato tu e l'hanno comprato tante persone. Non mi puoi mandare messaggi con scritto qui, e non stiamo parlando di 15-0, stiamo parlando di 2-0, 2-1. Cioè io nel primo tempo tu mi metti stat per farmi quittare una partita 2-0, dove si può recuperare, anche perché FC te la fa recuperare la partita. Quindi mandare, poi non ti dico su altri social che postano le foto che quello che non ha quittato un amichevole, quell'altro che ha vinto 15-0 poteva segnare di meno. Il mio pensiero è il gioco l'ho comprato con i miei soldi e gioco come voglio. Se tu non vuoi subire 15 gol, la quitti tu la partita. Che poi è anche vero, perché io sto un po' migliorando a livello di gameplay, che quando trovi persone che sanno giocare, te la giochi, cerchi anche di capire dov'è che stai sbagliando. Per dire, io l'altra volta mi sono registrato una partita che ho fatto, ho guardato più o meno quello che ho sbagliato e ho sbagliato alcuni punti in difesa. Ho capito, poi ho cambiato alcuni giocatori anche in difesa. Le partite non ho più quei buchi che avevo una volta. Ho modificato un pochettino l'intesa, ho modificato un po' le tattiche, ho fatto degli aggiustamenti. Ci sono partite che le perdo, però non come prima che avevo i buchi in difesa. Alcune cose le vai a migliorare, alcune cose, però ripeto, se tu devi scrivere messaggi finché sono messaggi normali, quitta, ci può anche stare, voilà. C'è gente che ti offende, ti augura la morte, ti augura, a me mi è capitato uno che mi ha augurato di morire, però prima che dovevo morire tutta la mia famiglia. Ma a questa gente lì segnalala, io alcuni li ho segnalati, no, anche se... Allora, io li segnalo, però il problema è un altro, che stanno messi male. Ci sono persone che fa anche piacere conoscere, perché sono brave persone, quando bisogna dire anche il lato della medaglia, quella buona, perché il gioco è vero che ci sono molte persone tossiche che puntano a vincere, venderebbero anche la famiglia per vincere una partita. Però ci sono anche persone che giocano come noi, che vogliono giocare a divertirsi, conoscere altre persone per divertirsi. Come questo succede su FC, ci sono persone anche tipo su Fortnite, su altri giochi, che vogliono giocare solo per divertirsi, e dove ci sono persone che giocano semplicemente perché vogliono vincere tutte le partite. Già che c'è il buono e il brutto, bello e brutto in qualsiasi gioco. Bello e brutto e il cattivo. E con questa massima io direi di chiudere questo video. Siamo arrivati a mezz'ora, così perfetto. Liberiamo il nostro amico e farà... A cosa giocherai ora? Ce lo puoi dire? Allora, sul PC inizio a finire di fare la compravendita, perché tra poco mancano 6 minuti e vediamo cosa esce stasera, perché alle 19 escono i contenuti su FC, e stasera giocherò a fare compravendita, però su PC. Sulla PlayStation invece penso di farmi qualche partita a Fortnite.
ho voglia di far piangere qualche ragazzo, qualche bambino, non so. Anche lì mi hanno scritto un paio, perché una volta, però mi è capitato poche volte, mi è capitato una sola volta che uno mi ha scritto perché l'ho ucciso. Lì mi è venuto da ridere, però. Però sulla community di Fortnite è molto meno tossica rispetto a quella di FC. La ricordo perché ora Vincenzo ha detto alle 19, io i weekly, o perlomeno ogni video che pubblico, lo registro sempre il giorno prima o alcune volte, come succede spesso, le registro durante il fine settimana. Quindi voi vedete questo video alle 10, o perlomeno io lo condivido alle 10 sul canale, ma io e Vincenzo sono le 19, manca 5 minuti, quindi stiamo ragionando il venerdì alle 19. Era solo per chiarire questa cosa, dopo mi dicono, ma come, sono le 10? No? Perché anche qualcuno magari mi ha detto così, ma giustamente, poi per l'amor di Dio, è giusto. Però il pericolo si trova sempre. No, chiarire è meglio, però la community sa che il faccione praticamente registra sempre molto molto prima rispetto, anche perché il tempo è quello che è, come ti ho già detto più volte. Allora io direi di ringraziare e di far ricordare alla community di PG Passione Games i canali a cui fa riferimento il nostro amico Vincenzo, quindi se vuoi le puoi dire tranquillamente. Sia quello del canale di YouTube e Twitch è sempre Corvo Bianco 22. Quindi praticamente una cosa, ora so che la live poi dopo ti lascio per davvero, non ti voglio tenere di più. Dicevo, la live la stai preparando, quindi ancora non hai modo di poter entrare in live. Ma su il canale YouTube c'è qualche video nuovo da poter vedere o no? Però allora ci sono video vecchi, allora da vedere c'è, però di nuovo nulla ancora, perché adesso sto sistemando tutto e spero entro questa settimana di finire tutto. E noi andremo a vedere sia le live che il nuovo canale, quindi un restyling del canale di Corvo Bianco 2022. Ragazzi, io direi di chiudere qui. Io spero che Corvo Bianco ritorni ospite. A proposito, Corvo Bianco, io ti do anche una dritta. Queste, prima delle feste di Natale, ho conosciuto anche un altro ragazzo che più o meno alla nostra età. Ora io sono più vecchio, vabbè, ma lui... e che è Casa Nerd 82, il quale fa una marea di video, una marea di live, che lui lavora credo la notte, fa il paraio o qualcosa del genere, credo, se ho capito bene, e quindi durante il giorno non dorme tantissimo e praticamente riesce a fare live, e volevo fare una live congiunta invitando sia lui che te, quindi spero, ora lui è super anche ora in live, lui è sempre in live, però spero di farla, dovevo farla durante le feste natalizie, ma insomma c'è stato un po' di problemucci a livello di, come dire, di salute, un po' di tutti, questa influenza, queste, diciamo, bronchite ci hanno spappolato, chi più chi meno, chi non c'ha il fisio come me l'ha spappolato, chi c'ha il fisio è resistito, quindi però insomma tieni pronto, perché con lui, lui è un canale dove gioca tantissimi giochi calcistici, poco perché non ci capisce nulla. Però il resto sì, ora sta facendo, lui piace molto GTA, gli piace molto GTA, gli piace molto Assassin's Creed, insomma è un personaggio molto colorito, è fan di Spider-Man, quindi insomma, tanto nei collegamenti, nelle descrizioni del canale poi trovate anche i collegamenti suoi. Io non so se guarderà questo video, comunque se lo vede io lo saluto. Io ti ringrazio, Vince, e noi ci aggiorniamo alle prossime. Un saluto, ciao a tutti. Saluto a tutti, vi aspetto. Ciao ciao.